Buongiorno Sud, cari telespettatori, bentrovati anche oggi, giovedì 3 settembre. Il sole sorge in Puglia alle 6.21 e tramonta alle 19.22, in Basilicata sorge alle 6.21 e tramonta alle 19.31, in Molise sorge alle 6.25 e tramonta alle 19.36, la Luna sorge alle 18.40 e tramonta alle 4.58, la fase lunare è il primo quarto. Oggi la Chiesa festeggia San Gregorio Magno. Nacque verso il 540 dalla famiglia senatoriale degli Anici e alla morte del padre Gordiano fu eletto molto giovane prefetto di Roma. Divenne poi monaco e abate del monastero di Sant'Andrea sul Celio. Eletto papa, nonostante la malferma salute, esplicò un'intensa attività nel governo della Chiesa, nel segno della carità e nell'azione missionaria. Autore e legislatore nel campo della liturgia e del canto sacro, elaborò un sacramentario che porta il suo nome e costituisce il nucleo fondamentale del messale romano. Lasciò scritti di carattere pastorale, morale e spirituale che formarono intere generazioni cristiane, specialmente nel Medioevo. Gregorio Magno morì il 12 marzo 604 ed è il patrono di cantanti e musicisti. Oggi inoltre ricordiamo San Vitaliano di Capua, vescovo. Chi compie gli anni oggi? Auguri all'attrice greca Irene Papas, che compie 83 anni, al governatore della Banca d'Italia e economista Mario Draghi, che compie 62 anni, alla giornalista e conduttrice televisiva Tiziana Ferrario, che ne compie 52, al conduttore radiofonico Marco Baldini, che compie 50 anni, e infine all'attrice e conduttrice televisiva spagnola Natalia Estrada, che ne compie 37. Cosa è accaduto il 3 settembre? Nel 568 Alboino, re dei Longobardi, conquista Milano dando origine al regno dei Longobardi in Italia. Nel 1260 i mongoli vengono sconfitti dai Mamelucchi nella battaglia di Ain Jalut. Nel 1965 Papa Paolo VI pubblica l'enciclica Mysterium Fidei sulla dottrina e il culto dell'Eucarestia. E infine, nel 1982 muore a Palermo in un agguato mafioso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. E vi ricordo che stasera si conclude la rassegna di eventi estivi a Torre Guaceto con l'ultimo evento della rassegna, appunto, nelle case del parco, il festival diffuso tra orti, rifugi e cieli della riserva. Quest'ultimo appuntamento è con Serenate per il Nuovo Mondo, un po' concerto e un po' festa per grandi e bambini di e con Antonio Catalano. A seguire festa di chiusura del programma di eventi. Qualche indicazione per raggiungere la riserva: seguite la statale 379 Brindisi-Bari, uscita Serranova, 15 km a nord di Brindisi, e buona serata. Ecco pochi pratici suggerimenti per un cocktail perfetto. Innanzitutto, i cocktail di frutta vanno preparati in anticipo per rendere più forte il sapore degli ingredienti. Preferibile inoltre fare dei cubetti di ghiaccio utilizzando la bevanda stessa al posto dell'acqua. Infine, poco prima di offrire il cocktail agli ospiti, unire dell'acqua tonica fredda per renderlo più frizzante. Ed ora l'appuntamento con gli astri. Ariete. Sappiate ritrovare la diplomazia dove serve, una buona dose di dolcezza è un ottimo tramite per scemare le pesanti divergenze nei consueti rapporti a due. Non drammatizzate e continuate a pensare positivo. Toro. Frequentate posti dove avete la possibilità di sviluppare qualità a voi più consone. Gli astri suggeriscono i viaggi di lavoro e gli spostamenti per migliorare la vostra figura professionale. Ed ora Gemelli, la vostra sensibilità e intelligenza vi suggeriranno come fare senza offendere nessuno. Pensate soprattutto a voi stessi, solo a fine settimana il lavoro dipendente riceve gratificazioni. E per il Cancro, Marte ostile tocca la vostra sfera dei sentimenti, dunque è possibile qualche piccola incomprensione con amici o parenti. Siete suscettibili, ma avete anche maggiore forza nel difendere la vostra posizione. Leone, se avete lavorato bene in passato avrete momenti di soddisfazione, rimandate le decisioni importanti perché questo non è il momento adatto per osare.
E per la Vergine godetevi il momento benevolo per i sentimenti per tutta la settimana. Ci pensa Venere a donarvi sempre emozioni intense. Ci sono possibilità di incontri con persone che vi fanno dimenticare il passato. Bilancia. Non è la giornata giusta per pretendere qualcosa che gli altri non vi possono o vogliono dare. Invece migliorano le convivenze a due e le incertezze del passato sono sostituite da conferme del vostro amore acceso. Scorpione, potete iniziare a sostenere una battaglia che vi porterà alla vittoria. Sicuramente vi saranno persone e situazioni sempre stressanti, ma voi siete creativi e sarete comunque stimati. Sagittario, pensate bene alle decisioni definitive prese sotto gli influssi di questi giorni. Vi fanno pensare seriamente, ma non vi permettono ancora una certa lucidità nelle scelte da prendere. Capricorno. Cercate di sottolineare il vostro affetto e calore nella vostra situazione familiare e di coppia. Ci sono miglioramenti anche per una situazione patrimoniale bloccata. E per l'acquario, anche se non sarà facile affrontare i rapporti di lavoro e le pressioni, sarete vincitori. In amore potranno esserci ancora dei rancori da parte di un ex partner. Infine il segno dei pesci. Vi sentirete disorientati dalle emozioni che l'influsso dei pianeti vi farà provare. Ciò per alcuni di voi si tramuta in desiderio di libertà. Se riuscite, andate in vacanza e lasciatevi dietro le spalle i problemi. E come non menzionare anche oggi il nostro proverbio? Del vino il primo, del caffè il secondo, della cioccolata il fondo. E dopo questo consiglio gastronomico io vi do appuntamento domani mattina naturalmente con l'almanacco sempre su Antenna Sud. E inoltre vi ricordo che per contattarci basta scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica almanacco@antennasud.com. Arrivederci.